Giornata solidale nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, nel reparto oncologico pediatrico, dove gli agenti di polizia di Stato, una rappresentanza appunto di San Severo, ha voluto donare a questi bambini, oltre che dei regali, anche un messaggio di speranza. La polizia è tra la gente, questo è uno degli slogan della Polizia di Stato. Questa volta la polizia è in corsia e il mattino ha voluto darne testimonianza. Celeste Ricciardi, caposala e coordinatrice dell'ospedale pediatrico di San Giovanni Rotondo. Come hanno accolto i bambini questa iniziativa? I bambini hanno accolto questa iniziativa meravigliandosi della capacità che hanno le persone di pensare e di capire i loro desideri e quindi di far realizzare i loro sogni. E nei loro occhi brillano proprio la bellezza della luce dell'infanzia, la luce del bambino che nella sua semplicità spera, ecco, in un Babbo Natale, in una meraviglia. Sono rimasti increduli proprio per la capacità appunto di riuscire ancora una volta a far vivere il Natale che è accoglienza e pace e presenza di persone che ti fanno sentire vivo e che pensano che tu sei importante perché ci sei, non importa dove, né come, né quando. Quella presenza che significa anche stimolo, che non lascia soli chi vive una problematica come può essere una malattia oncologica. Certamente per noi in questo reparto, per i bambini, Natale tutti i giorni, non è solo il 25 dicembre, perché spesso il 25 dicembre si trovano in questo reparto, ma l'accoglienza e la capacità di far sentire in questo reparto i bambini e le loro famiglie in famiglia fa quasi dimenticare la loro malattia. E quindi grazie all'aiuto di tutte le persone che, nonostante le mille difficoltà di ogni giorno, riescono a farli sentire appunto importanti, appunto bambini con i loro desideri, bambini con i loro sogni, bambini che hanno voglia ancora di credere in qualcuno che arriverà. Non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo fatto a Pasqua, è stata una bella iniziativa, i bambini sono stati molto contenti, trasparivano dai loro occhi di solo gioia. Quest'anno noi ci siamo voluti ripetere e vi ringraziamo per averci dato la possibilità. Speriamo di contribuire con un po' di gioia in questi giorni di festa con questi ragazzi. Grazie ancora. Grazie mille. Questo momento così particolare, perché sono qui per loro è importantissimo la solidarietà del territorio, perché veramente significa comunque essere a contatto con la gente, questo veramente è molto importante. Grazie veramente da parte di tutti noi, della vostra disponibilità. Il nostro motto è vicino alla gente, noi cerchiamo di fare sempre il possibile. Grazie.